così. Adesso smettetela! State rovinando la mia grande occasione! Non pensavo di essere così in alto! Siete tutti invidiosi perché io sono la protagonista e voi siete solo un branco di dilettanti! Senti, Emma, sto cominciando a pensare che sia stato un grave errore proporti un omicidio. Guardate! Scoprire chi si nasconde sotto quella maschera. Oh, il manager di Emma, chi l'avrebbe detto? Oh, dovevo immaginarlo. Sei tu, Patrick Parmisano. Un momento, nel nostro video il mostro crestato era calvo. Dilettanti! Si direbbe che il nostro gallo sia destinato a tornare nel pollaio. Dico bene o no? Il manager di Emma doveva spaventare Anna Rathaway per spingerla a lasciare il teatro, in modo che Emma potesse prendere il suo posto. Ma per un bel po' di tempo, la nostra attrice disonesta potrà esibirsi solo nello spettacolo della prigione. Ti spiace per com'è finita con Emma? Ah, no, per niente! Sai, io ho un appuntamento! E con chi? Buongiorno, grande divo! Pronto per una pizza? O forse preferisci un hamburger? Che cosa c'è in quella valigetta? Solo dell'attrezzatura video. Sto filmando dei panorami che facciano da sfondo al nuovo gioco del Dottor Nosh. Super mega fiumi di formaggio. Oh, è stata soltanto una perdita di tempo. Proviamo a sentire Benjamin. Ciao, zio G. L'avete preso? Era solo un falso allarme. Come sta procedendo il ritratto? Ecco. Qui, qui e voilà. Lentamente. Ok, d'accordo. Noi arriviamo subito. Benjamin, vorrei che tornassi in ufficio con me. Te e Pandora aspetteranno che il pittore finisca il ritratto. Perfetto. Mi scusi, non pensa che sarebbe meglio dipingere solo il tizio con la valigetta? Che cosa? Stai cercando di mettermi fretta, ragazzina? La vera arte, mia cara, non è un semplice schizzo sulla tela. Ti. Ci vuole l'ispirazione, lo capisci? È così che lavoro di solito. Ecco, adesso mi sento immensamente triste. Mi ci vuole un frappè. Grazie, Benjamin. Oh, può far topo. Wow, zia Thea ha ragione. Dovresti davvero rimetterti in forma. Senti, rivediamo un'altra volta il filmato di sorveglianza. Per Rodney non mi convince del tutto. Anche perché è una strana coincidenza che si trovasse proprio su quel ponte. Peccato! Chi ti manda? Qual è la parola d'ordine? Trappola, siamo noi! Perché hai una valigetta legata al polso? Perché non avevo le manette. Scusami, proteggo la valigetta finché il contatto non mi contatta. Bene, trappola. Mi farebbe piacere se ora evitassi di aggredire me o qualsiasi altra cosa ti capitasse davanti per qualche minuto e ti sedessi tranquillo. Ok, puoi contare pure su di me, G. Se c'è una cosa che noi spie sappiamo fare è non farci notare per nessuna ragione. E già! Noci? No. Ehi, chi è quello, zio G? Beh, se sapessimo chi è, avremmo una pista da seguire. Ora, chi potrebbe litigare con il dottor Nosh? Non so, forse la domestica. E chi è il più grande rivale di Nosh nel campo dei videogiochi? Ah, questo è facile. È Oleg Rodenko. Da diversi anni ormai si contendono il primato nel mondo dei videogiochi. Ottimo, e sapresti dirmi... Che aspetto ha? Te lo dico subito. Ah, ottima intuizione, zio G.
Il tizio nel filmato è proprio Rodenko. E c'è l'indirizzo? Credo proprio che dovremmo andare a far visita a quel topo. Ah, bene, vengo anch'io. Mio cugino potrebbe avere bisogno di protezione. Io pensavo che dovessi aspettare il tuo contatto. Oh, non preoccuparti. Noi spie sappiamo sempre come trovarci, tranquillo. Ho trovato l'indirizzo di Rodenko. Via del Pecorino 1256. Trappola! La mia scrivania è piena di gusci di noce. Non c'è posto per scrivere. C'è un rimedio a tutto, G. E voilà! Se il mio intuito non sbaglia, siamo sulla strada giusta per recuperare quel disco. È chiuso! Allarme intrusi! Allarme intrusi! Se mi connetto al sistema del robot, forse riesco a bloccarlo. Ottimo, Benjamin! Cerco di passare dal retro! Oh, non funzionerà mai! Non sembriamo per niente due insetti! Sciocchezze! No. Se ti vedessi, ti tirerei una ciabatta! Oh! Adesso mai più! Insettoni in azione! E sta attento, così mi rovini le antenne! Insetti? Falso allarme. Oh. Insetti impostori. Visto? Te l'avevo detto che avrebbe funzionato. E cos'è che sareste voi due? Insetti. Oh, insetti? Sembrate spaventapasseri. Spaventapasseri? Che offesa! Chiedi scusa! Bene, ci sono quasi. Ah, fatto! Sistemato, faccia di fontina. Lo sapevo che non dovevo mettere quell'annuncio. Ora basta, però, mi sono stufata. Dottor Stinton, che cosa è successo? Deve essere stato Benjamin. Guardate. Scusi il trambusto, signore. Non succederà più. Chipley sta disattivando tutti gli apparecchi automatici. Wow! Si può sapere cos'è successo? E perché siete mascherati da insetti? Te lo avevo detto, travestimento riuscito! Grazie, Benjamin. Presto, tutti all'aeroporto, il tempo stringe! La sua giacca, signore. E non dimentichi l'ombrello. Non si sa mai che piova. Il mio nome è Marameo Sfacciotto. Lavoro per la Gazzetta del Ratto. La Gazzetta del Ratto, ha detto? Adoro la Gazzetta del Ratto. Per caso viene anche Sally Rasmussen? No, purtroppo è bloccata in ufficio. Guardate, il professor Faccio Rifaccio. E lui cosa ci fa qui? Il tè lo desidera col limone, signore? Non ora, Cipli. Allora, Cipli, le stira la giacca. No! Le lucina le scarpe. Io non porto le scarpe! Non fare niente, che è meglio! Sei proprio un mago a fare il tè, Cipli. Buongiorno! È qui per il giro! Non si fa così, però! Dobbiamo fermarlo! Ormai è troppo tardi, Stilton! La flotta Camembert è mia! Prego, ecco a lei, signore. Oh, molto gentile, grazie. Questa è una rapina. Tirate fuori tutti i vostri soldi e gioielli alla svelta. Che cosa fai? Oh, non provarci! Ci siamo capiti! Cos'è che hai detto? No! Il mio parrucchino, no! Mi è piaciuto un sacco fare affari con voi!
che ora è successo? Ok, e quanti erano i pompieri? Ehi, G, usciamo a pranzo, vieni? Ah, ok, ti richiamo dopo. Scusa, Thea, ma non ho tempo adesso. Stamattina c'è stato un incendio alla fabbrica di Gruviera e ora il viale principale della città è un fiume di fonduta. Per tutte le croste, oggi faccio io l'inviato speciale, ok? Il viale, hai detto, ci si vede gente! Ma dovrei pur mangiare qualcosa. Sì, sì. Oh, non un altro panino alla scrivania. Il dovere mi chiama. E tu non rispondere, scusa. Mi raccomando, Thea, non dimenticare l'intervista di oggi pomeriggio al dottor Trovato Trovamore, fondatore dell'agenzia Anima Gemella, lo so. Oh, vado, vado. Sì, Geronimo Stilton. Geronimo! Ciao, nonno. Come va la crociera? Molto bella e rilassante, immagino. Cosa? Tutto il contrario! Una banda di pirati del mare ci ha appena derubata e poi se l'è svignata! Ma è pazzesco! E c'è qualcosa che posso fare? No. Secondo te perché ti ho chiamato? Certo, non perdere tempo e scrivi subito l'articolo! È una storia coi baffi! Che ci fai ancora al telefono? Scappa! D'accordo, nonno. Subito, appena avrò risolto la questione dell'incendio. Cosa mi tocca sentire? Io mi sarei giocato i baffi per uno scoop così! Uno scoop che Sally Rosmouse e nemmeno si sogna per tutto il formaggio del mondo! E va bene, nonno, sta tranquillo. Ti garantisco che Sally non ci metterà le zampe prima di me. Troppo tardi, Stilton. Tempo che tu finisca il tuo panino e la Gazzetta del Ratto avrà già schiaffato la notizia in prima pagina.